Matteo Salvini, un grande appuntamento qua a Torino, tantissima gente è venuta qua per parlare dell'euro e per cacciarlo questo euro. Ormai c'è la gente che fa la fila, che è in piedi, settimana prossima saremo a Padova, ci sono 300.000 libricini scaricati da bastaeuro.org, siamo partiti in pochi con dei dubbi, invece la gente ha voglia di capire, di crescere, di tornare a sperare, ecco, noi offriamo un progetto di speranza, l'euro è morto, l'euro è finito, l'euro è un progetto criminale che ha arricchito pochi e ha devastato tanti, e quindi la Lega si è presa sulle spalle l'onere di dare un cammino di speranza, di uscita e di sicurezza da quello che è un disastro. E le sale strapiene a Firenze, a Milano, a Torino e nelle prossime settimane, spero altrettanto, sono la migliore ricompensa per una battaglia difficile, la facciamo soli contro tutti, perché pro euro ci sono i Renzi, i Berlusconi, i Grillo, gli Alfano, i Casini, i Monti, però meglio soli che molto male accompagnati. Lei ha detto che sarà un referendum il 25 maggio. Sì, non sono elezioni europee, ho un referendum per la vita o per la morte, pro o contro l'euro, Lega sola contro tutti, perché ripeto, votare PD o votare Forza Italia, votare Renzi o votare Berlusconi il 25 maggio ai fini dell'eurocriminalità sarà la stessa roba. Renzi vuole tassare i conti correnti, lei cosa ne pensa? È una rapina di Stato, tassare i risparmi sudati da chi magari non è andato in vacanza per anni, ha risparmiato euro su euro su euro, adesso dalla notte alla mattina tassarli al 26% è una rapina di Stato e alle rapine si risponde con le brutte maniere, non col sorriso.